Sindaco Ricci, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo inaugurato una mostra molto importante a Palazzo Monte Frumentario in Assisi, oltre 60 opere. È la prima volta che un numero così grande di opere di Canova arriva nella nostra regione, 60 tra sculture e opere d'arte. E soprattutto questa mostra ci richiama fortemente al senso artistico, spirituale, religioso della bellezza. La bellezza è tale quando è sobria, è tale quando non ci sono eccessi, come ricordava Antonio Canova, è un pensiero profondamente francescano. E nell'opera di Canova, nella bellezza artistica di Canova, non c'è né troppo né poco, tutto è armonico. E credo che questo essere armonici, lavorando per il bene e il bello, sia un altro degli insegnamenti di Antonio Canova, che amava dire: non perdiamoci nelle dispute, ma cerchiamo di rendere il nostro lavoro artistico e in generale sacro. Credo che sarà una mostra molto importante che durerà sino al 6 gennaio 2014, che avrà anche la positiva valenza di sostenere la candidatura di Perugia, di Assisi e delle città dell'Umbria a capitali europee della cultura per l'anno 2019. Proprio in questi giorni abbiamo dato il titolo a tutto il progetto di candidatura, che è quello di fabbricare luoghi. L'Umbria diffusa con le sue città deve tornare a fabbricare luoghi, luoghi creativi, culturali e sociali. In questa mostra anche gli aspetti laboratoriali di Canova. Abbiamo allestito un laboratorio con cui anche i giovani che arriveranno con le loro scuole potranno capire come le mani creative degli artisti arrivano a realizzare le opere che vediamo anche in questa mostra. Soprattutto credo che i giovani potranno intuire la fatica, perché l'arte è creatività ma anche tecnica e fatica. La fatica peraltro è l'unica modalità anche nell'arte di raggiungere i migliori obiettivi che ciascuno si pone. L'ultima battuta, Sindaco, una frase per definire questa mostra. È una mostra, direi, che suscita atmosfere creative e meraviglia. Peraltro ci auguriamo che anche l'incidente che è accaduto presso l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, che ci ha provocato molto dolore artisticamente, perché vedere lesionata un'opera importante, un calco in gesso, l'uccisione di Priamo, crea profonda costernazione, ma noi siamo certi che con il sostegno di tutti, e abbiamo anche inoltrato in questa direzione una lettera al Presidente della Commissione Cultura della Camera, Giancarlo Galan, peraltro anche Presidente della Fondazione Canova, affinché possa stare vicino all'Accademia delle Belle Arti con sostegni e finanche sostenere il recupero di questa opera, l'uccisione di Priamo, un calco in gesso che ha avuto dei danni seri, ma che noi ci auguriamo possa essere riportato in luce con quei gesti di meraviglia che il nostro sapere italiano nei beni culturali pone come un punto nodale anche per le prospettive del nostro Paese. Thank you.
quando c'è questo filo perfettamente. Quando c'è